La notte scorsa il caffè degli artisti in Viale Padova è stato visitato da persone non gradite. Sembra che qualcuno con molta calma abbia scassinato il serramento e sia entrato nel locale, abbia trovato il cassetto del registratore di cassa aperto e abbia prelevato una quarantina di euro in monetine. Anche Idea, il negozio che si trova dove un tempo c'era lo shaker sul lungomare Adriatico, questa stessa notte è stato visitato dai ladri. L'individuo sembra che in questo caso sia entrato non visto dal retro, sottraendo la cassa. Non sappiamo se l'autore di entrambi i furti sia lo stesso e se sia la stessa persona che ha compiuto un numero N di furti imprecisato, raccogliendo un numero di denunce che dovrebbero essere sufficienti per fargli conoscere qualche misura restrittiva più efficace di quelle messe in campo fino ad adesso. Certo è che per i commercianti e gli esercenti questa figura comincia a mettere un po' di timore, in quanto poco alla volta sta battendo tutto il territorio, non fermato dalle telecamere, non fermato dai numerosi viaggi in comando, non fermato da nulla se non da un buon serramento. In tutte le occasioni è stato maggiore il danno subito dalle attività che non l'importo sottratto. La domanda che nasce è solo una: come si ferma questo individuo? Possiamo solo immaginare la frustrazione delle forze dell'ordine i cui interventi finiscono in una bolla di sapone. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia.